curvi. E quindi vi fanno mangiare il latte senza lattosio, che è già bene che dolce, perché il lattosio viene scisso, per via enzimatica, non è che sia una roba cattiva di per sé, però il latte poi quello è, poi il latte è una conservazione, un cibo morto, diciamo, un cibo. E ricordiamoci anche una cosa, perché viene pasteurizzato il latte? Per uccidere i batteri. Ma perché è pieno di batteri, porca miseria! Ce n'è una quantità, sono dei batteri letali, eh! Cioè, non è che sono dei batteri così, non è che lo passano su una piastra bollente, per sport. Perché nel latte ci possono essere dei batteri letali, e per cui va pastorizzato. Poi ci sono i furboni che lo vanno a prendere crudo il latte. Credo di fare una cosa appena punto! Così appena ti arriva dentro quella roba lì, il monitore vai in zampanelli, comincia a sbalestrare tutti i batteri che ci sono, da tutte le schifezze che ci sono dentro il latte. Se va pastorizzato, perché appunto è pieno di batteri, quindi può essere pericoloso. E allora dentro lasciamolo stare il latte, piuttosto mangiamo lo yogurt, magari dove ci sono altri batteri però buoni, o mangiamo un formaggio dove hanno lavorato i lattobacilli, che hanno un prodotto che hanno prodotto antibiotici naturali e hanno ridotto tutti i batteri dentro. Questa è una cosa anche intelligente. Quindi mangiare un formaggio DOP può essere intelligente, mangiare uno yogurt dal peggio ogni tanto può essere intelligente, mangiare il latte crudo non è una roba. Se ci pensate, non è una cosa pura per nulla. Poi è vero che le mucche vengono controllate. Avete visto che è successo in Piemonte in novembre, vero? Non mi ha fatto una bella pubblicità, Avete visto? Non vi ricordate che è successo in novembre in 28 allevamenti piemontesi, i più grossi allevamenti piemontesi? No, sono finiti in AS. Hanno trovato tutta la serie, tutta la farmacopea di farmaci cinese. Non vi ricordate più? Sì. Qualsiasi cosa gli davano le mucche. Una volta almeno gli davano i tedeschi, facevano anche dei farmaci di cinese, sono i tedeschi non bravi a fare i farmaci. Adesso ovviamente non li prendono più dai tedeschi. Costano di simosse tanto, dove li prendono? Dai cinesi, e non sono proprio raccomandabili i cinesi, sono anche bravi a fare qualcosa, ma non eccelle nella produzione e nella serietà nella produzione delle cose, ok? Questo sono le cronache, se voi andate a vedere su Google. Allevamenti Piemonte, purtroppo è questo, sarebbero da impiccare. Scusate se lo dico, però uno che mette a rischio la salute di bambini, di cose, bisognerebbe trarne il corpo. Per guadagnare quanto? 2 lire in più, quanto avrà mai guadagnato? Un allevamento se dopo anche ho 100 mucche, quanto male, diventa miliardario, non credo, no? Mette a rischio la salute di migliaia e migliaia di bambini per 3.000 euro in più di latte, non so, gli faranno produrre forza di ormoni un po' di più, anzi una volta, sapete quanto latte produceva una mucca una volta? 10, 15 litri, 120 litri, da 100, 120 litri. Mucche perennemente tenute immastite in 2 metri quadri, poverette, e questa è una vergogna. E questa è una vergogna che non dovrebbero permettere, perché va bene, ripeto, il latte è posto come dei formaggi, lo mangiamo tutti, è un alimento, ripeto, che può fare bene se è DOP, biologico, buono. Sicuramente non ci danneggia una volta ogni tanto, però io credo sia anche etico mantenere questi animali allo stato brado come fanno col parmigiano reggiano oppure negli alpeggi, piuttosto che tenerli in 2 metri, perché poi fargli fare una vita così anche queste povere bestie non è una cosa, non è una vita felice. Poi li possiamo anche mangiare, siamo onnivori e non è che siamo erbivori, non abbiamo 4 stomaci come le mucche, quindi siamo onnivori, questo è vero. Però credo che rispettare poi anche la salute degli animali sia una cosa, un dovere più che altro. E poi c'è la protezione dei piccoli digiuni, adesso sono proprio la chiusa, sono 10:30. Ma volevo dirvi ancora alcune cose, perché oggi sappiamo, uno ci ha preso anche il Nobel, che i digiuni sono protettivi.
Intanto se fate un digiuno di un giorno così, ricordate che non andate in coma, non morite, non succede nulla, ok? Che qua sembra che quando vado a fare il conferenzo, oppure scusa, quando faccio delle consulenze alle persone che dico di non fare gli spuntini, mi dico no, lo spuntino, mi vuol togliere lo spuntino. Di certo che vuol togliere lo spuntino. Quante volte vuoi mangiare in una giornata? Porca miseria! C'è gente che mangia 7 volte al giorno come dei neonati. Comincia la mattina, fa lo spuntino, a mezzogiorno, poi il secondo spuntino, il terzo spuntino, poi mangia la cena e poi mangia anche davanti alla televisione. Cazzarola, non si potrà. Quando la maggior parte del mondo mangia 1 volta al giorno, noi dobbiamo mangiare 7 volte. Dai. Anzi, oggi la scienza ci dice che i digiuni sono protettivi, che vuol dire mezza giornata, un po' di più di mezza giornata. E allora c'è un trucco che ve lo spiego. È perché ci ha preso anche il Nobel e quindi può essere una cosa intelligente. Questo principio si chiama autofagia, ovvero ripulitura delle cellule, delle proteine cellulari. La ripulitura delle proteine cellulari è molto importante perché? Perché dall'Alzheimer si ha un accumulo di proteine malformate cellulari. Ecco un esempio per cui è importantissimo ripulire le nostre cellule, mangiare le proteine venute male e di scarto. Come si fa a fare questa ripulitura? Semplice, si cena la sera entro le 7, alla mattina si fa un frullato con degli spinaci e una mela verde del succo di limone e poi si mangia a mezzogiorno. Non è che succede niente, vero? Se in una giornata estiva, quando siamo al mare, spaparazzati sotto il sole, mangiamo la mattina e poi a mezzogiorno ci facciamo un centrifugato di verdura, non di frutta, con un po' di mele, poi arriviamo a sera, non succede niente un'altra volta, sta lì sotto il sole, quando abbiamo bevuto acqua, non abbiamo bisogno di mangiare la parmigiana di melanzane, l'abbacchio, ci sono 45 gradi fuori, cioè, possiamo anche mangiare un'insalata mista, scondita, un pinzimonio, non succede niente, e vi assicuro che ci ha preso il Nobel quest'anno, il giapponese, non è una roba da poco, il Nobel. Questo è molto importante, ma potete anche farlo di più, proprio solo acqua, potete anche bere solo per un giorno, non succede niente, ma vi assicuro che i benefici sono molto molto importanti per la vostra salute. Non so dove sono arrivato, ma sono quasi finito. Allora, state attenti quindi alla pubblicità. La pubblicità può essere un ottimo veicolo per conoscere prodotti, quindi è una cosa anche intelligente, però fate attenzione a cosa vi vogliono vendere. Impariamo a leggere le etichette con la bisnonna. Ci sono dei prodotti strani dentro, facciamo finta di avere la bisnonna, no Banderas, facciamo finta di avere la bisnonna per mano e se c'è qualcosa che non capisce lei, o che non capirebbe, non compriamolo, lasciamo lì. Per fare un prodotto buono bastano pochissimi ingredienti, non delle cose particolarmente strane. Niente spesa a digiuno, non si va al supermercato a digiuni, se no comprate tante di quelle schifezze che la vita mastro. Fatevi una lista della spesa. È importante farsi una lista della spesa per le cose importanti da mettere dentro il carrello, ovvero soprattutto frutta e verdura. La finite con le tazzine e con le padelle, vero? Avete le case stracolme di padelle, tazzine, raccolte al punto di vani, La facciamo finita che tanto siano solo ai grossi supermercati per fare business, per rifilarvi tutte quelle schifezze cinesi che vi vogliono rifilare, vi fa comprare quelle schifezze con la faccia e quindi lasciate stare. I 3x2 fate attenzione anche a quelli, perché non ve li fanno certo sui detersivi, 3x2 o raramente, ve li fanno su prodotti che o scadono presto oppure non vendono, quindi magari sono un po' più invecchiati, hanno subito un invecchiamento, ma non essendo del vino spesso non sono la cosa migliore per la vostra salute. Attenzione anche all'altezza della merce, perché mi fregano. Noi compriamo la roba generalmente con un angolo di 120 gradi. Ok, questi sono molto bravi a studiare, ricordatevelo bene. Quindi ciò che è in un raggio di 120 gradi noi lo prendiamo. Lo zucchero e il sale dove ve lo mettono. Mi fa venire la scogliosa tutte le volte, la metto in basso, anche i prodotti buoni sono in basso, molto spesso, perché loro tendono la vita. Le aziende pagano, i supermercati sono maledetti, e sono
infatti molti anche condannati dalle autorità per come si comportano, proprio dei veri e propri strozzini alcuni verso le aziende, verso le piccole aziende, e quindi sono stati giustamente condannati, anche fanno delle multe piccole, le avrebbero fatto grosse. E per cui le aziende pagano per essere a quell'altezza di merce, e voi fate attenzione, magari quell'altezza c'è un prodotto buono, però ripeto, guardateci bene cosa vi voglio vendere. Ma spesso buttate un occhio anche più in basso o in alto, perché lì ci sono magari prodotti biologici, prodotti buoni, prodotti dell'agricoltura, del territorio, qualche supermercato bravo lo sta facendo, di mettere dei cartelli dove ci sono i prodotti del territorio, bisognerebbe obbligarli, anzi, se tu vuoi aprire un supermercato, bisognerebbe anche obbligarli a mettere una parte dei prodotti del territorio, perché non è possibile far lavorare mele e pesce per tutto il mondo e poi buttare via le nostre. Io vi consiglio anche questo, chilometro zero e bio. È vero che ci sono le truffe anche nel bio, ma l'alternativa qual è? È cibo pieno di anticrittogamici, quindi tutto sommato è meglio rischiare di prendere una fregatura ogni tanto, non saranno tutti dei delinquenti, ma se guardate bene intorno qua, sicuramente ci sono delle aziende biodinamiche, delle aziende biologiche, degli agricoltori che fanno ottimi prodotti vicini del vostro territorio. Quindi non fate viaggiare quella merce nei camion che consumano 3 litri di carburante ogni 2 km, sempre una cosa assurda. È vero che il cibo ha girato sempre per tutto il mondo, però una volta ogni tanto lo facciamo, ma cerchiamo di utilizzare i prodotti del nostro territorio. Poi è ovvio che qui non cresco le arance, e le arance le prenderemo dalla Sicilia, insomma è ovvio, quindi inevitabilmente ogni tanto, però farle venire dalla Turchia o quando... Lo sapete a proposito come fare a riconoscere un prodotto italiano? Dal codice a barre. Voi andate a leggere i primi due numeri del codice a barre, quelli dell'Italia sono il numero 80. Se un codice a barre comincia con 80, vedete qua, ci sono due numeretti. 80 vuol dire che è stato prodotto in Italia. Se è 54 mi sembra che sia la Germania, o 36 il Belgio, vale. Quindi ogni nazione ha un'identificazione che è fatta dai primi due numeri del codice a barre. Quindi è anche molto semplice, lo prendete e guardate dove fa. Meglio italiano, importiamo una quantità esagerata di schifezze dall'estero. Poi lì sarebbe da discutere perché trasformano, fanno l'estero, siamo qua, sono un chiacchierone. Però non è ripartita la proiezione. Aspetta. Com'è la pista? Ci vediamo che non riparto da lì. Sì, vero? Meno male. Ok, le cotture, i pompieri li tenete, non li tenete sempre con voi, ok? Perché troppo calore. Partono tutti gli antiossidanti, i polifenoli, tutto ciò che c'è di più protettivo per la vostra salute, col calore parte. Quindi fate attenzione, La cosa migliore è il vapore, sicuramente il saltato veloce, la piastra, ma quello che è la cottura migliore di tutte è la pentola a pressione, soprattutto se in un cestello non lasciate a contatto con l'acqua le sostanze, quindi pressione, poca acqua, con un cestello risparmiate un sacco di gas, ci mettete lì le verdure, soprattutto parlo per le verdure, no per ovviamente la carne, pesce, una schifezza lì, no? Ma soprattutto per le verdure, per rispettare gli antiossidanti, perché sono lì, sono nella frutta, nella verdura, nei legumi, questo è un buon metodo per cuocere. La conservazione, state attenti perché le muffe e i batteri sono sempre in agguato nel frigorifero, per cui pulitelo ogni tanto, va pulito, ok? Fate attenzione anche alla temperatura, perché spesso la temperatura non è quella raccomandata, dovrebbe essere circa 4 gradi lì dentro, per cui fate ogni tanto, se ci mettete un termometro, mettetelo dentro, perché spesso tendono a perdere il freon, insomma il gas che raffredda, quindi i frigoriferi andrebbero fatti controllare, perché sennò si riempiono di schifezze. I recipienti, i migliori sono i recipienti di vetro sicuramente, e poi adesso sono anche dei recipienti con cui si può fare il sottovuoto, e questo vi permette di risparmiare tempo, ad esempio
per non dover cuocere sempre il riso integrale. Lo cuocete un po' e poi lo riutilizzate nei giorni successivi, uno o due giorni, non di più, però intanto è sotto vuoto lì e non dovete tremolare a farlo cuocere. Tenete conto che il riso integrale, che è un ottimo alimento, è vero che necessita di 40 minuti di cottura, ma in petto la pressione è 15, 18, insomma, per cui vedete che non ci vuole il tempo di una doccia e il riso integrale si cuoce e siamo a posto. Quindi grazie a chi si è aperto al cambiamento. Se ci sono delle domande, sono qua. Una domanda. Poi le volte dai. Innanzitutto complimenti per grazie. Esaustiva e completa sua conferenza. Per quanto riguarda i tumori, sì. Per quanto riguarda l'alimentazione in tumori, per quanto riguarda le sostanze tossiche a cui i probiotici sono heavy seals della nostra salute, lei non ha parlato del sale, che è un componente che ha delle, diciamo, caratteristiche oncologiche provate, in quanto lei sa benissimo che il sale ha un potere osmotico notevole e misto all'acqua, soprattutto se poca, perché anche la quantità d'acqua è molto importante, favorisce lo stazionamento per quanto riguarda il cancro dello stomaco delle nitrosamine, certo. E lo stazionamento per quanto riguarda il cancro dell'intestino degli acidi biliari. E quindi i probiotici alla fine diventano insufficienti a fare un'azione anticancerogena, per cui lei, secondo me, con tutta modestia, dovrebbe anche parlare del sale. Sì, non ho parlato, i discorsi sono... E poi una seconda cosa, poi sì, metto. Prego, prego. E poi il potere antiossidante estremamente importante di due vitamine, che sono la vitamina C e la vitamina A. Certo. I discorsi sono tantissimi, non ho parlato di il sale è però importante. Funziona, certo, il sale è importante, se ne parla già molto del sale da tanto tempo, di non usare troppo sale, la lotta al sodio, la pubblicità li ha aiutato, una dieta povera di sodio, dell'acqua povera di sodio, quindi un po' centrato un po' nella testa. Quello che non c'è entrato è lo zucchero, quello invece non c'è entrato nella testa, perché abbiamo la pubblicità che lo zucchero fa bene al cervello, lo zucchero è il motore di tutto. Ecco allora perché ho privilegiato, perché devo concentrarmi. Però è una questione fisica. Il sale trattiene le tossiche, queste sostanze tossiche. Danneggia, e sono ricchissimi tutti i prodotti di sale. Quindi lo sapete, dai formaggi, ai salumi, il sale lo infilo dappertutto come lo zucchero. E ha perfettamente ragione, danneggia l'intestino, danneggia le pareti gastriche, trattiene l'acqua, una azione osmotica di richiamo dell'acqua, e quindi altera l'osmotica, cioè tutto il non mi sfugge il termine, l'osmolarità chimicamente si chiama del nostro organismo, per cui effettivamente ha ragione, può aumentare la pressione. Perché lei, scusa, ha accennato gli acidi biliari che possono provocare i tumori, perché provocano i tumori? Perché passano dal epitelio normale alla metaplasia, dalla metaplasia alla displasia, dalla displasia alla neoplasia. Alla neoplasia. E questo l'acido biliare è molto aggressivo per le nostre cellule, perché è un acido, quindi insomma è una cosa. Scusi. No, grazie delle precisazioni, ripeto, non faccio, cioè non ci sono solo per una questione di tempo, è sempre stato bello di parlare di mirtilli, di curcuma, di terrea, di altre cose. Lo vedremo un'altra volta, prego. No, allora, lo zucchero bianco che ho visto che ho chiuso. Ma lo stesso discorso vale per lo zucchero di canna. Esatto. Lo stesso discorso vale per lo zucchero di canna, perché tutti e due sono una cosa unica, il saccarosio. Che sia estratto dalla barbabietola o dallo zucchero di canna, anche questa è una volpata che abbiamo fatto. La barbabietola almeno la coltivavamo in Italia, adesso lo zucchero di canna li facciamo fare 8.000 km in Italia. Integrale è uguale di quello, solo che magari ha lo 0,000% di fibra, e direi che non è quello il miglior modo di prendere fibra. Il miele è un'altra cosa che non ci fa bene da un punto di vista salute, anche se contiene alcune sostanze protettive, però è ricchissimo di fruttosio, e il fruttosio è un disastro, è un vero e proprio disastro metabolico.
attenzione che il fruttosio non è, in parte è quello della frutta, ma la frutta, i polifenoli della frutta ne rallentano l'assorbimento e non viene assorbito. Quello invece di col cucchiaino nel barattolo, o quello del miele, viene assorbito completamente. E il fruttosio è un disastro perché può aumentare la pressione, fa produrre radicali liberi, fa produrre trigliceridi e fa produrre acido urico. È un vero e proprio disastro. Anche il frutto comunque non bisogna mangiare dei chili, non vale la regola che se un frutto fa bene me ne mangio una cassetta e mi fa meglio. Non funziona così in alimentazione. Neanche mangiare un'eccessiva quantità di verdura ci aumenta il beneficio della verdura. Tutti gli studi hanno visto che sono quelle 4-5 porzioni al giorno, ma non cassette di roba, centrifugati, estratti con 6 kg di roba, che non fa nulla. Lì dovremmo fare un altro roba sugli estrattori. La frutta non fa nulla, non dormo. No, la frutta prima dei pasti. Non dico, nel senso che non dobbiamo mangiarla negli spuntini, perché non dobbiamo fare degli spuntini di frutta, ma mangiarla prima, con la verdura. Se noi mangiamo frutta e verdura prima, ad esempio una bella cosa che faccio, insegno alle persone in questo periodo, è fare le insalate, delle insalate per rendere un'idea con i finocchi, lo spinacino e le fragole. È buonissimo, limone, olio extravergine, un pizzico di sale, pochissimo, e questo è importante, perché se voi mangiate un bel piatto di verdura prima di mangiare, poi non vi mangiate un sacco di altra roba, ma certo che se arrivate a casa con una fame dell'ostia, vi buttate sul pane e mangiate un chilo, la prima cosa che si mangia è quella che si mangia. Sì, inevitabile, poi quelli non danno sazietà, i carboidrati, ricordatevi che non danno sazietà. Quello che vi dà sazietà sono i grassi e le proteine e le verdure per distensione gastrica, ma questo è un riflesso nervoso che fa produrre mettere la grelina e la gastrina in bilanciate bene, quindi vi toglie l'appetito. Ma se vi butto sui carboidrati, perché la gente arriva a tavola e si mangia una cofana di maccheroni? Perché non riesci a toglierti la fame, sei fame e ti mangi delle spaghetti, dei maccheroni, solo che fai pieno di zucchero, semplicemente di zucchero, e quindi non hai benefici. Quindi impariamo. I semi oleosi molto importanti, i semi oleosi, ma soprattutto la frutta a guscio, quindi le noci, le nocciole, i pistacchi non salati. No, ricordatevi di questa cosa qui perché ha fatto bene Veneziana, e forse meglio che la metti in una slide anche una riga. Attenzione, ma questi alimenti sono importantissimi non solo per la quantità di omega che ci danno, molto bene bilanciati per il nostro organismo, e per moltissime sostanze d'azione antiossidanti, ma sono un nutrimento fondamentale del microbiota. Cioè mi piace un sacco la frutta a guscio, ma mi piacciono anche i cereali integrali, che non vuol dire mangiare sempre uno. Gli studi ci dicono che bisogna mangiare in varietà, cioè se mangiare il riso fa bene, se mangiamo un po' di riso e un po' di orzo insieme si fa ancora meglio. Rispettare i colori della salute. I colori della salute sono molto importanti, quindi rispettare quei colori sono una parte fondamentale. Sono tutti quei colori, il blu, il bianco, il verde, l'arancione, e via discorrendo, il viola, che sono i colori della salute. Ma quei colori non sono altro che dei polifenoli, sono i principali alleati che avete nella lotta alle malattie cardiovascolari e al cancro. Sono lì, non sono nei salami, purtroppo, sono dentro alle sostanze. Prego. Il caffè si può bere tranquillamente, sono usciti studi proprio recenti nel 2017 sulla protezione del fegato e dell'Alzheimer, quindi ci danno una protezione epatica dell'Alzheimer, non dobbiamo esagerare perché contengono caffeina, che è un forte stimolante, eccitante, e all'azione anche sulla pressione. Però fino a 3 caffè al giorno, tutti, anche probabilmente 4, non, se uno non è particolarmente sensibile. Attenzione che qui può centrare un fatto genetico, cioè di tanto genetico, di sensibilità alla caffeina. Ci sono persone molto sensibili. Io mi ricordo mio padre che diceva: se prendo un caffè dopo il mezzogiorno non dormo più una notte. Ed era vero, io posso prendere un caffè anche adesso. Però è un fatto di sensibilità alla caffeina e probabilmente di batteri, di metabolizzazione, chi lo sa. Questo sì, ma gli studi sono protettivi sul caffè.
Una domanda, sì, forse può interessare a tutti. Allora, siccome noi siamo tutti pigri con l'alimentazione e ci troviamo tutti ad avere ancora la pelica che come ci dobbiamo comportare nel prendere i probiotici? I batteri. E i prebiotici? Cosa servono i prebiotici? Perché c'è una notevole confusione tra quello che è il prebiota o il probiota. Ok. Allora, i batteri si devono, se uno sta bene, non ha particolari patologie, perché i batteri possono essere d'aiuto in moltissime patologie. E i batteri, se uno sta bene, vuole fare prevenzione, come vi ho fatto vedere prima quello schema, questo schema andrebbe fatto nel cambio di stagione, quando? Col cambio del pavulum alimentare, cioè quando cambiamo tipo di alimentazione, ovvero in aprile, marzo-aprile, in questa stagione, e poi in autunno, circa da settembre a ottobre. Col cambio del pavolo alimentare dobbiamo reimpiantare probiotici. È bene, perché tendono a morire, un po' perché siamo, io faccio parte al ristorante, viaggiamo, mangiamo male, mangiamo i corsi, parliamo al volo delle volte, e quindi prendiamo farmaci perché abbiamo alcune patologie, per cui bisogna reimpiantare batteri perché tendono a morire, soprattutto i vivi. E questo è il primo punto. Quindi due volte all'anno bisogna fare questo lavoro. Seconda cosa, i prebiotici. I prebiotici sono fibre. I prebiotici sono fibre, cioè sono il nutrimento dei probiotici. Per cui vi ho fatto, poi esistono dei prodotti in commercio che hanno uno buono, l'oxandrolo si chiama, che sono fibre. Quando noi dobbiamo far crescere molti i nostri batteri, siamo un po' stitici, per nutrire questi batteri che ci rimettono in moto l'intestino. Questo si possono utilizzare, ma le fibre si trovano nelle piante. I prebiotici prevalentemente si trovano nelle piante, frutta, verdura, riso integrale, cereali integrali. I prebiotici sono... Però chi non riesce con l'alimentazione a, diciamo, integrare quello che è il prebiota piuttosto che il probiota, vale la pena di integrarlo? Assolutamente sì. Con la pillolina. Però, allora, i batteri sicuramente sì, perché i bifidi in natura non li trovi. Quindi quelli li devi prendere, mentre la tobacina di qualche diavolo e cielo ci aiuta da qualche parte, i bifidi no. O ve li ha passati la vostra mamma o vi saluto. Quindi oggi, siccome ce li abbiamo di derivazione umana molto importanti, standardizzati a livello internazionale, questo è importantissimo da prendere. Perché oggi sappiamo che la salute passa dai bifidi soprattutto, perché sono quelli che stanno, sono il 90% della nostra flora batterica buona. Per cui senza bifidi sono guai, ve lo assicuro, senza bifidi sono guai. Quindi quelli sicuramente vanno reintegrati perché i benefici sono talmente potenti. E ve ne potete accorgere se andate a cena fuori. Se andate a cena fuori con gli amici, fate la famosa cena di quelle con vino, con carne, con dolci, tagliatelle, non so cosa mangiate qua, insomma. Vai, chiedere l'occhio al primo. La squadra del tagliarini, cioè si può contare. E quindi voi provate a prendere dei bifidi, due o tre capsule di bifidi, e vedete che di notte non avrete molti problemi. È un piccolo trucco, perché loro vi digeriscono buona parte delle sostanze tossiche che la carne produce. Oppure, se vedete, c'è appunto questo lattobacillus fermentum che digerisce l'alcol al posto vostro. Per cui, se avete un bicchiere di vino in più, vi accorgete che il vino non vi fa nulla, o meglio, fate attenzione che uno non è che può bere, lo tanto si pensi per me. Insomma, no, non è così, perché è pericoloso bere, è molto pericoloso bere. Non abbiamo parlato neanche di alcol, perché mi si è pericoloso. Ieri sera ho fatto 4 ore sull'alcol, dai medici gli ho fatto una testa così. Ma è lì, siamo un altro mondo, però, ovvio, un bicchiere di vino non ci fa male, assolutamente. Due per gli uomini e uno per le donne, mi dispiace per voi. Non avete il fegato come il nostro, hanno meno, avete meno enzima, però il fermento vi può aiutare. Se si vuole bere un bicchiere in più, il fermento riduce del doppio la velocità di metabolizzazione, cioè lavora per il fegato. Si chiama Milonet. Milonet, infatti viene usato nelle steatosi epatiche alcoliche. C'è chi dei forti bevitori, anche perché è veramente risolutivo, queste persone finiscono anche il corpo. Il Milonet è un prodotto eccezionale per chi va a cena fuori, perché sì, quello è vero, sugli azzini.
Come sugli enzimi? In che senso? Sugli enzimi Ah, beh certo, gli enzimi sono importanti, la flora batterica è importante per gli enzimi perché senza questo pH corretto e la produzione di acidi, acido lattico, acido acetico, il nostro sistema enzimatico non funziona e quindi non assorbite i nutrienti. Quindi vedete che i bifidi e i lattobacilli sono indispensabili veramente per vivere, se non li abbiamo uccidono qua, non c'è da fare, sono indispensabili anche per la motilità. Quindi sono indispensabili per far assorbire il ferro, l'avete visto, ma per assorbire tutti i nutrienti, come sono importanti i carotenoidi per l'integrità, quindi la vitamina A, che non è quella dei pasticci, la vitamina A è quella delle carote, delle zucche, degli spinaci. I carotenoidi sono indispensabili per la funzionalità e la barriera intestinale, per rinsaldare, fare buone cellule intestinali. Ecco, una cosa che, scusa, sì. La permeabilità intestinale che oggi si parla tanto, che si sta perdendo questo contenimento della mucosa intestinale, si va verso proprio la permissività che questa faccia, diciamo, trapassare. L'acrigassindrome. E oggi c'è una nuova frontiera che si chiama atopobiosi, ma qui dopo andiamo un po' nel dettaglio. I guai partono di lì, cioè migrazione soprattutto di batteri dall'intestino a tutto l'organismo. Una volta si pensava che il sangue fosse sterile, ma non è così perché i batteri si infiltrano dall'intestino e ti fanno venire l'endocardite, ti fanno venire guai al cervello, encefaliti. Però parto di lì, da questo intestino che è diventato un vero e proprio colabrodo. Ma perché? Perché purtroppo il sistema immunitario, sempre in allerta, tende a spaccare, a distruggere per tamponare i batteri che si infilano nelle cellule, lui distrugge anche le cellule purtroppo e quindi ci buca l'intestino, il sistema immunitario. Questo è un guaio infinito perché pensate che c'è l'intestino, se va in circolo cosa succede? Succede un guaio. Quindi ripristinare questa barriera con cibo, prima di tutto il cibo e probiotici, veramente, ma voi dovete provare, perché se non provate non potete credere bene, ma vi intossica tutto l'organismo. Vi sentite dopo un mese delle altre persone. Io ve lo assicuro, cominciate a mangiare piante e a prendere probiotici un mese e cambia la vostra vita così. Io ve lo garantisco qui, vedrete degli effetti straordinari sul vostro organismo. Straordinari. Prego. L'altra cosa, quando per forza dobbiamo prendiamo l'antibiotico, bisogna prendere, c'è un prodotto che è antibiotico resistente, che si chiama Enterelle. L'Enterelle è un probiotico, è il primo della serie, quello che fa la puntura, ma con l'antibiotico non fa crescere i cattivi, soprattutto la candida e altre supercosine, non crescono, perché è il più potente combattente. Quindi nessuno deve prendere l'antibiotico per forza, prima, a ogni dose di antibiotico deve prendere Enterelle, fatto l'Enterelle deve prendere i bifidi e lattobacilli. Perché li ha persi, non tutti per fortuna, però molti li ha persi, ci vogliono 2 anni a ricreare quelle colonie dell'intestino, se mangiamo bene. Si trovano in farmacia? Sì, sì. E un'alternativa per i bambini? Vanno benissimo anche nei bambini, le capsule si aprono e si mettono in bocca, sono molto importanti, soprattutto nei primi 2 anni, quindi. Sì, no, ma io vi rimetto la slide, ve la faccio vedere. Ah, abbiamo spento aperto. Abbiamo già spento? No. Ah, no, ma sì. Aspetta, va. Vi faccio vedere. C'era lo schemino. Sì, c'era lo schemino. E poi adesso ve lo... No. Ecco lo schemino, si fa così. Questi si trovano in farmacie tranquillamente. Mi raccomando, non comprateli online perché questi viaggiano con la catena del freddo. Per cui se li comprate online li trovate tutti morti, quindi non servono a nulla. Comprateli in farmacie che loro devono rispettare la catena del freddo, altrimenti...
prendono così, 12 giorni il primo, 12 giorni il secondo, 12 giorni il terzo. Due volte al giorno. Una buona colazione. Ah, ha una buona colazione. Adesso ti dico anche la buona colazione. Sì. Oh, a primavera è autunno. Vedrete come state vivendo. Comprende, mi ha fatto una domanda, ve la dico, e quello che può interessarvi, la colazione come si fa? Io faccio fare una colazione con una crema. Allora, praticamente, si può fare in crema o si può destrutturare, però è una cosa che fa molto bene e sicuro vi nutre, crea le condizioni per il vostro microbiota e vi fa andare anche in bagno regolarmente. Si prende cereali integrali qui date uno scotto del latte, in un latte vegetale, di soia, di riso, di lingue, quello che vi fa. Quindi due cucchiai di cereali integrali senza zucchero, a cui date uno scotto in un latte vegetale, quello che vi va. Lo lasciate raffreddare. Ci aggiungete due cucchiai di yogurt di soia, due o tre mandorle o due o tre noci, cioè scusate, 4-5 mandorle o due noci, eccoci, 4-5 mandorle o due noci, un frutto di stagione, oppure due o tre frutti se sono piccoli, un po' di frutti di bosco, un po' di mirtillo, un po' di lampone, vedete voi come vi piace, viene buonissima, croccato, viene, a chi piace viene una roba galante, è stato scritto. E un pizzico di cannella se vi piace. Frullate tutto con il mini primer e viene una crema. Questa crema può essere guarnita sopra con un po' di frutta, poca, tanto che la frutta ne ho usata poco, però di vari tipi. Adesso viene molto buona con le fragole mirtilli, verrà buona con l'albicocca, con le pere, con le viene buona con tutto. Questo è un ottimo rimedio per far passare. Viene un bicchierotto di roba, così,